Let's talk this over. Let's make some plans. Cause I think I've had enough of just being friends. Equals love. Buongiorno amici di Telebelluna e benvenuti a questa puntata di giugno di Sette Ville Segusino Parole e Immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni dell'Anno di Piave, Quero Vas e Segusino. In questo periodo in cui il turismo sostenibile che eviti gli assembramenti diventa così importante, vogliamo raccontarvi di un percorso che si presta molto a questa occasione. Ma prima di questo diamo subito la linea a Petra Mondin per i servizi della Destra Piave. A te Petra. Grazie Anna, mi trovo in via Spaloa a Quero, da dove parte l'anello naturalistico della Campagna Sud, ma da dove si può anche raggiungere l'agriturismo col Barbanic. L'agriturismo col Barbaric è gestito da Elena Billò ed è stato inaugurato nel luglio 2014 dopo un'accurata ristrutturazione di un fabbricato rurale. Elena, puoi dirci come e quando è nato questo agriturismo? Allora, l'idea di aprire l'agriturismo nasce nel 2011 quando abbiamo deciso di ristrutturare il fabbricato e nel sottotetto, che era il Via Verde una volta, abbiamo ricavato tre stanze. E come è organizzato appunto? Allora, abbiamo tre stanze, ognuna con un bagno privato, per un totale di 8 posti letto. Nelle stanze ci sono la TV SAT, l'aria condizionata, riscaldamento autonomo e tutti i servizi e i comfort che una camera può avere. E che servizi offrite ai clienti e che genere di clientela accogliete abitualmente? Allora, il turista che viene da noi è un turista che si ferma per 2-3 giorni, un mordi fuggi, per staccare la spina dalla frenesia e dallo stress quotidiano. Qui da noi è il posto giusto per passare qualche giorno di relax. Un turista che è rispettoso dell'ambiente e al quale noi cerchiamo di far capire il lavoro che viene svolto dall'azienda agricola che è direttamente collegata con l'agriturismo. Quale opportunità offre il circondario per chi decidesse di trascorrere qualche giorno nel tuo agriturismo? Allora, noi puntiamo molto sulla natura, sul verde, sulla bellezza del nostro territorio. Ci troviamo in un punto strategico per partire, per fare delle camminate sul Monte Grappa, sui sentieri della Grande Guerra e poi anche adesso che ci sarà la ciclabile del Piave ci stiamo organizzando per avere delle bici elettriche a disposizione dei nostri ospiti. Sappiamo che adiacente all'agriturismo c'è anche la tua azienda agricola, puoi spiegarci brevemente com'è organizzata? Allora, l'azienda agricola nasce nel 1908 e io e mia sorella siamo la quinta generazione. In azienda lavoriamo mio zio, che è il pilastro portante dell'attività, mia sorella ed io. Alleviamo da sempre vacche da latte e conferiamo il latte alla latteria di Latte Busche. Che effetti ha avuto la pandemia tuttora in corso sulla tua attività? Allora, all'inizio della stagione della primavera era partita veramente bene, avevamo delle belle prenotazioni per marzo e la Pasqua, è andato tutto disdetto, adesso noi siamo aperti e speriamo che la gente ritorni a farci visita. Ringrazio Elena Billò per il tempo che ci ha dedicato e noi rimaniamo a Quero, dove tra il 25 e il 29 maggio si sono svolte le erogazioni con il pellegrinaggio della statua di Maria per le vie del paese. La statua, posta su un camioncino a bordo del quale vi erano il parroco di Quero Don Alessio Cheso e l'autista Nicola Dalla Piazza, si fermava dove venivano incontrate delle persone ad attenderla e qui veniva recitata una breve preghiera. Singole famiglie o gruppi più o meno organizzati hanno atteso con devozione l'arrivo di Maria e partecipato al breve momento di preghiera. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti veniva consegnata una boccetta di acqua santa.
Particolarmente coinvolgente è stata la sosta in via Campania Sud, dove è stato intonato un canto a Maria. Maria nostra madre, regina della pace, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. L'iniziativa che è stata messa in atto al posto delle erogazioni che non potevano essere fatte per il divieto di assembramenti si è conclusa venerdì 29 maggio alle 20.30 con la benedizione finale all'intero paese aspersa dal Monte Cornella in località Casette Rosse alla presenza del sindaco di Quero Vas, Bruno Zanolla, di alcuni rappresentanti del mondo del volontariato e di alcuni cittadini. Ringraziamo Don Alessio per aver pensato anche a questa... questo percorso con la statua. E maggio è sempre stato, no, un po' il mese della Madonna, e visto che un po' anche la situazione sembra andare in una giusta direzione, chissà che la Madonna, anche con l'aiuto della Madonna, sta cosa si metta veramente sulla retta via. Da parte mia faccio un augurio ovviamente a tutti voi, alle vostre famiglie, a chi ha attività, a chi ha semplicemente preoccupazioni per il lavoro, per tutto quello che questa difficoltà congiunturale ha creato un po' in tutte le famiglie, che se ne possa uscire quanto prima. Insomma, noi come comune abbiamo cercato di fare il possibile, continueremo a farlo e quindi c'è la massima disponibilità, ovviamente nel limite di quello che è possibile, a dar la mano a chi ha qualche specifica necessità. Quindi davvero un bocca al lupo a tutti e teniamo duro, ce la faremo. Grazie. Ed ora dedichiamo un breve spazio al ricordo di Mimmo Favero. La notizia della morte di Girolamo Favero, conosciuto da tutti come Mimmo, ha lasciato profondamente costernata l'intera comunità querese. San Valentino, che è qui rappresentato dal suo presidente, che sapete essere sempre molto schivo, per farlo parlare bisogna quasi, come dire, costringerlo, ma insomma... e a tutti i suoi collaboratori, per i quali vi chiedo di fare un applauso, perché questo luogo da noi tutti molto amato è così tenuto da loro con i loro sacrifici. Mimmo ha trascorso la sua vita al servizio della gente, dapprima con la gestione dei negozi di alimentari di famiglia e successivamente attraverso il volontariato, a cui ha sempre creduto tanto e del quale è stato parte attiva in qualità di membro della Proloco di Quero, del gruppo Alpini Monte Cornella e del comitato festeggiamenti San Valentino, del quale è stato fondatore e da tantissimi anni ne era il presidente. Favero, che aveva 71 anni e che da qualche tempo era malato, è spirato mercoledì 20 maggio. Mimmo è stato un punto di riferimento per le varie amministrazioni Zanolla e in particolare per l'assessore Alberto Coppe, assieme al quale, grazie ad una convenzione fra l'associazione e il comune, ha portato avanti una miriade di iniziative, in primis l'ampliamento dell'area di San Valentino, dove sono stati realizzati il mulino banchieri, il ponte dei Iosei, il percorso naturalistico e il percorso vita. Non posso che ringraziare ed essere grato a Mimmo per tutto ciò che ha dato alla comunità, tiene a sottolineare Coppe. Mimmo, aggiunge l'assessore, era sempre in prima linea sia quando si trattava di prendere decisioni, sia quando si trattava di eseguire tutti quei lavori necessari per tenere in ordine e pulita la vasta area di San Valentino, sia quando venivano organizzate attività o feste, prima fra tutte la ricorrenza di San Valentino il 14 febbraio, per la quale il lavoro di Favero iniziava molto tempo prima con l'acquisto delle arance e la cura dei dettagli. Mimmo recentemente mi ha voluto rendere partecipe del suo testamento personale, in quanto, rende noto Coppe, non sentendosi più in forza, ha incentivato un gruppo di giovani a prendere il suo posto e loro lo hanno fatto e lo stanno facendo tuttora seguendo le sue direttive. Cari amici di Telebelluno, con questa bella vista panoramica su Col Barbanic, vi do la rivederci alla prossima puntata di luglio ed io restituisco la linea ad Anna. A te, Anna. Grazie Petra. Eccoci tornati a Segusino ed è proprio da qui, da Piazza Roma, che parte il nostro percorso, la nostra proposta di camminata priva di assembramenti per la puntata di oggi. Venite! E
Ed eccoci arrivati al primo bivio, siamo venuti dalla piazza ed ora ci dirigeremo verso Rivasecca costeggiando il campanile di Segusino in questa direzione. Ricordiamo inoltre, per chi arriva con il camper, che è presente un'area camper a poche centinaia di metri dalla piazza con 25 posti a disposizione. Metri di passeggiata sono su strada asfaltata, mentre qui in località Cal del Ponte inizia la strada sterrata, come potete vedere alle mie spalle, che poi condurrà al sentiero. Al bivio successivo bisogna prendere la strada di sinistra. Dopo circa un centinaio di metri di strada sterrata si può trovare questo piccolo praticello curato da un privato. Qui si può fare un piccolo break. Ed eccoci all'ultimo bivio della nostra strada sterrata. A pochi metri da qui si trova l'imbocco del sentiero. La bellezza di questo sentiero è che è composto di ben 8 ponticelli più uno fuori percorso. Questi ponticelli ci permettono di attraversare ben 8 volte il torrente Ariù, che è un affluente del fiume Piave. Il sentiero nasce nel 2009 come primo tratto del Grand Raid delle Prealpi Trevigiane. Nel 2019 poi, per volere dell'amministrazione di Segusino con il contributo di BIM Piave e la collaborazione di Galla Alta Marca, vengono creati i ponticelli stabili e poi successivamente inaugurati. Ma ora proseguiamo verso Stramare. Il sentiero purtroppo non ha ancora un nome, viene chiamato, diciamo, il sentiero delle acque oppure la via dei ponticelli. Al momento non ha neanche una cartellonistica, che speriamo però possa essere realizzata presto. Il sentiero è adatto ad essere percorso sia a piedi che in bicicletta. Ora stiamo uscendo dal bosco e ci troviamo a attraversare questo prato per raggiungere l'abitato di Stramare. Bellissimo davvero! Il percorso è lungo 2 km e 700 metri, con un dislivello di circa 200 metri. Per chi volesse raggiungerlo invece e percorrerlo al contrario, basta arrivare all'abitato di Stramare e prendere questa via. Da qui possiamo scegliere se continuare verso l'abitato di Milies e quindi fare ancora un po' di salita. Da Milies poi ci sono altri sentieri che possono portare fino alla cresta del Monte Zogo. Davvero una passeggiata molto bella e poco impegnativa. Ed ora non ci resta che goderci l'aria pura e il suono dell'acqua di Stramare.
E dopo questi bei servizi non mi resta che ricordarvi che Sette Ville e Segusino Parole e Immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni di Alano di Piave, Quero Vas e Segusino, va in onda su Telebelluno ogni primo giovedì del mese alle ore 18.50 e 21.50 e ogni primo venerdì del mese alle ore 7.30 e 13.30, seguito poi da altre repliche il terzo giovedì e venerdì del mese sempre agli stessi orari. Tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina Facebook. E per questa puntata di giugno è tutto, arrivederci a luglio. Ciao! Let's talk this over, let's make some plans, 'cause I think I've had enough of just being friends.